Salve ragazzi e bentornati in un gioco molto molto rilassante. Stiamo parlando di Brain Out. Ebbene sì, sto registrando di notte, come mio solito, e quindi riprendiamo questo giochino rilassante. Eravamo arrivati al livello 32, che è esattamente questo. Allora, una domanda da cliché: chi salveresti, tua madre o la tua ragazza? Quindi posso selezionare loro due, oppure cosa posso fare? C'è qualcosa che non va, le posso prendere tutte e due? E infatti le prenderei tutte e due, vedi? Congratulazioni, in realtà non è una domanda perché non è una ragazza. Che cosa ne sai tu, maledetto? Comunque, ma andiamo avanti, siamo al livello 33. Allora, guida l'auto verso il cartello stradale. Dovrebbe essere molto molto semplice, peccato che c'è un blocco di ghiaccio. Secondo me, qua vedo delle nuvole. E infatti, forse il sole, avevo capito tutto, il sole scioglie il ghiaccio e la macchina passa. Stiamo iniziando ad entrare nel meccanismo di questo gioco malato. Ottimo lavoro, grazie, andiamo avanti. Livello 34, come mangiare le carote? Abbiamo delle vite, abbiamo un orologio che ci posso cliccare, no, le vite nemmeno ci posso cliccare. Qua posso fare così e qua posso fare salta. Ok. In teoria verrebbe da dire questo e perdo una vita. Però se prendo la carota e gliela do, faccio prima. Ok, congratulazione, grazie mille, ma prego, signor coniglio, quando vuoi, cioè non vedevo l'ora io. Andiamo avanti. Ok, siamo a livello 35, aiutali ad attraversare il fiume. Qua c'è una barca che non posso muovere. Qua ci sono due omini. Ok, come vi aiuto ad attraversare il fiume? Vediamo un po', posso prosciugare il fiume? Cosa posso fare? Inclino il telefono? Ingrandisco la barca. Sì, dovevo ingrandire la barca. Semplice. Congratulazioni, grazie mille. Andiamo avanti. Ed eccoci a livello 36. Allora, quali tre numeri ammontano a 12? Ok, quindi sarebbe la somma di tre numeri, dovrebbe dare 12? Dovrebbe essere nessuna fondamentalmente. Non ci sono tre numeri che ammontano a 12, a meno che non ci sono numeri nascosti. No. 1, 2, 3, ok, qua posso scegliere i numeri, ma no, no, no. Allora, ammontano a 12. Non è che posso cambiare qualcosa. E non si può fare, ragazzi, perché sono tutti quanti numeri che se sommati danno più di 12. 7 più 3 fa 10, più 9 fa 19, 5 non c'entra niente. Ammontano a 12. Questo ammontano, che cosa vuol significare? Cioè, in teoria sarebbe sono uguali a 12, però secondo me c'è il trucco allora. Se metto il telefonino a testa in giù, allora vediamo, 6 e 6, 12, ma non ha nessunissimo senso. Così e così a testa in giù il telefono, non gliene può fregare di meno. Allora, 3, il 3 è 1, 3 e 6 fa 9, ma 9 e 5 fa 14, ragazzi. Quali 3 numeri ammontano a 12? Posso scegliere due volte lo stesso numero, mi pare di capire. Beh, a sto punto è facile, 3, 3 e 6. Beh, congratulazioni, appena risolto un difficile problema di matematica. No, tu sei un pirla che mi metti tra bocchetti, porca miseria. Andiamo avanti. Ok, e siamo al livello 37. Metti tutto nella scatola. Perfetto, abbiamo una sigaretta, un diamante, un uovo e un'anguria. Molto semplice, forse posso ingrandire la scatola? No. Quindi se metto questo nella scatola, questo nella scatola, che succede? Ho fatto, quindi devo mettere qualche altra cosa nella scatola, forse anche la scritta. Ok. Vabbè, era cretino, dai. Una scatola magica può contenere tutto, anche la scatola stessa, secondo me. Andiamo avanti. E ok, siamo a livello 38, acchiappa la talpa. Sembra semplice, cioè devo fare così? Hop, aspetta, metto un martello, posso mettere il martello su qualcosa? Acchiappa la talpa, ok. Senti, se premo con tutte e quattro le dita su ogni cosa, che cosa succede? Tipo così,
Aspettate. Premo con quattro dita? No. Non posso fare... Aspetta. Sto cercando di acchiappare... L'ho presa. Ma dai, ma che scemenza. Hai mai giocato a acchiappare la talpa prima? Sì, ma non potevi prendere la talpa per mano. Cioè, la dovevi prendere a martellate in bocca, porca miseria. Vabbè, andiamo avanti. Ok, livello 39. Salva la giraffa. Abbiamo una giraffa in una gabbia. Abbiamo un lucchetto, un martello, una pietra, un attimo, stavo toccando, un guantone, un secchio e niente. Qua c'è il martello, questa è la giraffa, salviamo la giraffa. Come salvare la giraffa con sta roba? Bella domanda. Salviamo la giraffa, ok. Posso, aspetta, no, quelli non li posso toccare, va bene. Questo sembrerebbe essere complicato, cioè, secondo me dovrei aprire il lucchetto. O semplicemente aprire la gabbia. Sì, ma è strana questa gabbia perché qua non è chiusa. Cioè è chiusa da un lato, da questo lato, ma qui è aperta. Quindi io in teoria potrei... Come faccio ad aprire? Metto il telefono a testa in giù così? Potrebbe succedere qualcosa? Non succede nulla. Lo scuoto in questo modo? Nemmeno. Ok, mettiamo tutta la testa in giù, magari la giraffa... è uscita la chiave, lo sapevo. C'era una chiave nel secchio, quindi chiave, lucchetto, si apre e congratulazioni. Grazie, yeah, andiamo avanti. Ok, siamo a livello 40, dai, forse questo è carino. Riesci a risolvere questo quesito? 1 più 2 più 3 più 1 più 1 più 2 più 3 più 1 più 1 più 1, ok? Potrebbe essere una fregatura. Allora, sono 1 più 2 fa 3, 3 più 3 fa 6, più 1 fa 7, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 21. Troppo semplice, infatti è troppo banale. Ok. Forse devo contare solo l'ultima riga perché non c'è un uguale lassù, quindi... Sono 3, più 3 fa 6, più 1 fa 7? Potrebbe essere... Che cosa ho fatto? Rimuovi. 7. No. Allora, eliminiamo il fatto che va a capo, quindi potrebbe essere 1 più 2 fa 3, più 3 fa 6. Invece di mettere più 1, l'1 e l'1 di sotto si uniscono, quindi sarebbe più 11, giusto? Penso di sì. Quindi 6 più 11 fa 17, 17 più 3 fa 20, più, 3, più 2 fa 22, più 11 fa 33, 36, 38, 39. Potrebbe essere così? 39. Oh, ci ho indovinato. Mamma mia, ma sono bravissimo. Hai letto il problema molto attentamente. Sì, effettivamente sì. Mi sto impegnando molto stavolta, ragazzi. Ok, siamo a livello 41. Scopri l'oggetto. Beh, questo... sta qua, chiaramente. Poi... questo è un pesce, ok. Ci sarà la soda, raga, perché così è troppo semplice. Allora, vediamo un po'. Beh, oddio, troppo semplice, mica tanto, voglio dire. Vediamo che altro oggetto riusciamo a trovare in questo casino di gioco. Allora, qui c'è un cuore. Qua c'è sto coso che non so che cacchio è, un bicchiere con una cannuccia. Potrebbe essere, ora proviamo a cercare la barchetta, dove sarà questa barchetta. Basta dare un bastoncino con una cosa triangolare sopra e è un problema. Ok, ho trovato anche la stella che sta qua, perfetto. Poi questa qui è la busta e anche l'abbiamo fatta. Questa qua è sta specie di coroncina strana. Poi questa qui è la barchetta. Cosa manca? Questa specie di pizza verde? Ma che è sta cosa? Oh mio Dio, che brutta. Dove potrebbe essere? Vabbè, qua c'è il triangolino, qua sta falcetta. La pizza verde ce l'ha questa qui addosso. Manca solamente la candelina. Intanto ho trovato anche questo. Questa è complicata però. Meno che non sta vicino a sti cosetti qua piccolini. Vabbè, ma era invisibile, dai. Ok, congratulazioni. Signori, abbiamo fatto anche questo. Andiamo avanti. E siamo a livello 42. Oddio, Zozo sta dormendo troppo. Sveglia, Zozo. Beh, lo prendiamo a martellate in testa, ovviamente. No, ok, vabbè, faccio suonare la sveglia. Nemmeno, gli butto una mosca addosso. Gli butto un cane in faccia, gli tolgo le coperte, gli tolgo il cuscino, lo prendo a ceffoni, apro la porta,
Zozo, però, a parte che c'è un nome orribile, ti vorresti alzare, ragazzo? E se ciaccola, prendo il cane e lo butto per aria. Oh mio Dio, la sveglia la lancio. La porta non si apre. Ecco, dovevo aprire la porta. Avevo già premuto sulla porta, però. Non dimenticate di impostare la sveglia, ma quello non sa manco vedere la sveglia. E siamo a livello 43. Allora, se 1 uguale a 5, 2 uguale a 15, 3 uguale a 215, 4 uguale a 3215, allora 5 sarà uguale a... Ok, io spero che non ci sia la fregatura, perché adesso mi impegnerò a cercare di trovare una formula che unisce sta roba, ma secondo me c'è la soda, ragazzi. Allora, se 1 uguale a 15, cioè, se 1 uguale a 5, 2 uguale a 15, sarebbe 5 per 3. 3, 15 uguale a 215, 1, 15, ok, ho capito, 1 uguale a 5, 2 uguale a 1, si vede che va davanti al 5, il 3 è uguale al 2, più 1 più 5, quindi 215, il 4 uguale a 3, 2, 1, 5, quindi 3215, e questo dovrebbe essere uguale, il 5 dovrebbe essere uguale a 43215, che non ho, ovviamente. Perché 1? Non l'ho capita, aspetta, perché non l'ho capita? Ah sì, perché la prima era 1 uguale a 5, quindi se 1 uguale a 5, 5 uguale a 1. Ok, ho capito. Va bene, livello 44. Quale tazza verrà riempita per prima? Questo è figo. Allora, è semplice. L'acqua inizierà a scendere dalla parte dell'1, perché è più bassa, quindi inizierà a scendere di lì. L'1 farà colare tutto, quindi dovrebbe essere il 4. Perché no? Allora, questa scende. Guarda che secondo me è proprio il 4. Cioè l'acqua scende, quindi subito inizia ad uscire da questa parte qua. Quindi va nell'1. L'1 non si riempie mai, cioè non si riempie finché non si riempie il 4. Questa cosa è stranissima. C'è la fregatura? Cioè mi sto impegnando per niente, dimmi la verità. Allora, secondo me è... Infatti c'è la fregatura, vedi? Cioè nessuna è giusta, porca miseria. Sei un zozzo però, nessuna perché non c'è l'acqua, forse? Quale tazza si riempirà prima? Allora, forse devo far uscire l'acqua, devo collegare sto rubinetto. Che cosa devo fare? Vabbè, però sei un bastardo. Ci sono altri pezzi che si rompono, no? E allora si riempirà per prima la 4. Vabbè, se mi metti i pezzi in più, però, congratulazioni, perfetto, perfetto il cacchio. Cioè, andiamo avanti. Sposta un fiammifero per ottenere il numero più grande. Ok, per ottenere il numero più grande devo andare a modificare le centinaia, ovviamente. Quindi sposta un fiammifero per ottenere un numero più grande. Oddio, un numero più grande di questo potrei anche semplicemente mettere, far diventare 369, 300, porca zozza. Ah, devo scrivere il numero che viene fuori. Ok, ho capito. Beh, viene fuori 399. Come no? Questo lo metto qua, viene 399, è più grande. Forse non è il numero più grande che posso ottenere. Se non è il numero più grande, devo spostare quello sul 3. Non posso fare dei numeri sul 3 spostando un fiammifero. Forse... Ah, forse aspetta, devo togliere un fiammifero da una parte e buttarlo lì. Posso far uscire 965. Tolgo un fiammifero da qui e lo metto qua. E infatti, ok, va bene, ci sono arrivato. Oggi hai sicuramente fatto bene. Guarda che anche le altre volte non è che sbagliavo. Va bene, ragazzi, facciamo l'ultimo livello e vediamo che cosa succede. Ok, livello 46. Trova qualcosa che non puoi mangiare. Abbiamo un gelato. Oddio, non sembra proprio un gelato, ma comunque. Un'anguria, delle patatine e una gallina con delle uova. Il nido non lo posso mangiare sicuramente. Ma era facilissimo. Va bene, ragazzi. Questo video lo fermiamo qua. Io spero che vi sia piaciuto. Come al solito, mi raccomando, se vi è piaciuto, lasciate un like, spolliciate, commentate, condividete sia il video che il canale sui vostri social. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale cliccando sulla campanellina. Per questo episodio di Brain Out è tutto. E io vi do appuntamento, come sempre, sul canale per un prossimo video. Ciao, ragazzi! Thank you.